Wuff wuff! Dall'antico Egitto, la commedia si è sviluppata in varie forme, come la pittura, le parole, il teatro e ovviamente il cinema. Uno dei più grandi comici del cinema muto fu Stanley Squick. Eccovi un video di uno dei suoi classici. Beh, io credevo che la commedia dovesse essere divertente. Wolf? Giusto, Dougie. Ogni persona trova divertenti cose diverse. Beh, io so che cosa fa ridere me. I fatti divertenti del dottor Pluto. Eh? È un libro in cui il dottor Pluto racconta fatti divertenti sul mondo. Lo sapevate che è impossibile leccarsi da soli i propri gomiti? È divertente! Ma non sto ridendo! Sì, Rolly, qualche volta qualcosa può essere divertente senza essere buffo. Gli orsacchiorsi sono buffi! Che cosa sono gli orsacchiorsi? Sono il mio programma preferito! Toc toc! Chi è? Sono io! Non posso essere io! Perché? Perché io sono io! No, tu sei tu! Io sono te, allora chi sono io? Io! Oh, so io cos'è buffo, mio cugino Eric! In vacanza, Eric ed io siamo andati a nuotare. Acqua! Ma l'acqua gli arrivava a malapena le ginocchia! Sapete? Eric è davvero alto. Oh, non trovi le mie battute buffe, Doug? La tua non è una battuta, Happy. È qualcosa che è successo davvero. Io so una battuta. Che cosa succede quando fai incontrare un elefante con una patata? Il purè di patate. Capita? No. Elefante, patata, purè di patate. Agli elefanti piacciono le patate? No, la mia mamma non le vuole nemmeno avere dentro casa. Nemmeno le patatine? Non si tratta di... A lei non piacciono neanche quelle. Ma non è... Le patatine non sono patate. Non le piacciono neanche il rosso. Sì, lo sono, Rolly. Bollite. Ma hanno un'altra forma. Fritte. Ma quello è... Saltate. Non è questo il punto. Non c'è nulla che riesca a far ridere Tag. Che cos'è buffo? Che cos'è buffo, Dougie? Sembra che una buona dose di commedia fisica abbia fatto il suo effetto, Tag. Oh. Vuoi costruire una cosa nella casa sull'albero? Per la scimmietta dispettosa! Preferisci che chiami il mio papà? Wolf. Scimmietta dispettosa! Ti abbiamo fatto delle... barre da arrampicata! Oh, povere pecore! Dovremmo fare qualcosa anche per loro! Credo che questo le divertirebbe! Oh, my God.
qualcosa del genere, Ellie. Si adatta bene alla giornata moderna di un elefante. Lascia che ne parli col mio ingegnere edile, Buggy! Sì, possiamo costruire tutto quello che vuoi. Qualunque cosa! Sì! Evviva! Forte amico! Non sono stati bravi oggi i lupetti, Daggy? Annie! Ciao, Annie! Ciao! Guardaci! Stiamo volando! Che cosa sono? Sono Mordillo. Io sono Grigio. State lontano, assurde creature. Aiuto! Delle creature spaventose. Oh, Annie sembra essersi spaventata. Già. Cerchiamo di tirarle su il morale. Facciamo un aquilone anche a lei. Ma Annie è grande, molto grande. E allora faremo un aquilone molto... molto... molto, molto... molto grande! Ho disegnato un progetto. Dunque ci servono... bastoncini! Pensa in grande, Rolly! Bastoncini molto grandi! Della stoppa! Pensa in grande! Della stoppa che sia molto grande! Grandi! Dei pennelli! Pensa? Lo so! Pennelli che siano molto grandi! Finito! Sembra un aquilone stupendo, Lupetti! Vediamo che cosa ne pensa Annie. Siete voi! Credevo che fossero quelle terribili creature! Creature? Sì, quegli orribili esseri volanti! Erano dappertutto! Intendi i nostri aquiloni? Aquiloni? Sì! Sì! Te ne abbiamo fatto uno! Oh, e che cosa ci devo fare? Te lo mostriamo! Le torce sono fantastiche! Acceso, spento, acceso, spento, acceso, spento! Sedia, rana, palla, è l'ora del tè, rana! Mela, banana, il mio amico Tag, Millie, attenzione, c'è un mostro dietro di te, finirà per mangiarti. Tranquilli, Lupetti, è soltanto l'ombra di Millie. La sua ombra? Esattamente, ogni cosa ha un'ombra.
se ci puntate una luce sopra. Wow! Potete fare cose pazzesche con loro. Dagi può farvi vedere come. Perché lui ha il distintivo dell'ombra. Guardate, fate attenzione. Un uccello! Ciao, cagnolino! Ah, che carino! Papera! Possiamo provare anche noi, Dagi? Ah, l'hai aggiustata, Dagi! Evviva! Ora, chi vuole andare per primo? Io! Una lumaca! Tocca a me! Un coniglio! Forte, amico! Guarda, Dagi! Un serpente! Sono Ellie! Sono un bellissimo cigno! Belle nuvole, Happy! Non lo sto facendo io! Sono le pecore! Anche voi volete giocare con le ombre? Wow! Sembra che tutti quanti vogliano giocare con le ombre! Evviva! Finalmente! L'hai aggiustata! Ben fatto, Dagi! Questo, Lupetti, è l'armadio del taglia e cuci di Dagi. Qui tiene tutto l'occorrente, come i nastri, le perline, i bottoni, i fiocchi e le stoffe! Usiamo questo per il nuovo vestito di Dagi? Sì! Lupetti! Luccicante! Scintillante! Mi vengono in mente così tante idee! Io vedrei bene Dagi con questo! O con questo! O questo! O con questo! O questo! Possiamo fare per Dagi qualunque cosa! Sì! Credo che gli piacerebbe indossare qualcosa di caldo e molto, molto soffice! A Dagi servono molte tasche per tutte le sue penne, i righelli, i binocoli, le mappe, le carte, i fazzoletti, le monete, l'uvetta e... L'acqua! Acqua! 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 Credo che a Dagi servano gli accessori. A me piace tutto quanto! Allora, Lupetti, ora che avete il materiale, Dagi vi aiuterà a trasformarlo in vestiti. Sì! Taglia! Scegli! Misura! Bottoni! Morbidezza! Acconcia! Abbellisci! Alleggerisci! Mix di generi! Morbidezza! Finito! Ora è il momento di indossarli tutti, Dagi! Benvenuti, amici animali, alla nostra sfilata di moda! Sì! Per
per la nuova collezione autunno-inverno-primavera-estate di Dagi! Il mio abito è ottimo per dormire e pieno di morbidezza. Ho chiamato la mia creazione Pigiama! Viva! Ho creato per Dagi un abito da indossare tutti i giorni dell'anno. Ha ben 365 tasche. Potete contarle. Oh, Betty sì che se ne intende di tasche. Ma le tasche non sono un po' demodé? Oh, Eugene, sei così fuori moda. E ora il costume da bagno di Dagi. L'ho chiamato Splash, Splash, Splash. E io ho creato per Dagi un abito per ballare. Dacci dentro, Dagi! Dagi, 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 Dagi! Dagi si veste bene quasi quanto te, tesoro! Sì! Chissà cosa ci aspetta adesso! Tocca a me! Ho fatto questo usando di tutto! Ancora, ancora, ancora! Beh, c'è ancora un ultimo abito. Ma chi l'ha fatto? Ma Dagi, ovviamente. Eh? Woof woof! Ha ridisegnato un classico. Sì! Ah, adoro come ha sistemato i distintivi. È così ben fatto. Linee così precise. Che dettagli. Ottimo lavoro, Dagi. E ottimo lavoro, Lupetti. Ben fatto, Lupetti. Ora avete il distintivo della moda. Sì! Wow, stupendo! È bellissimo. Sì. Che cosa vuoi fare con la scatola, Dagi? Woof? Sì, Dagi la metterà via insieme a tutte le altre. Le altre? Woof! Hai davvero un mucchio di scatole! Wow! Tante! Devono piacerti davvero tanto le scatole, Dagi! Woof! E come? Ha persino il distintivo della scatola di cartone! Ma cosa si fa con le scatole? Un mucchio di cose! Ci puoi mettere dentro degli oggetti, impilarle, piegarle, spiegarle, metterci altri oggetti dentro! Io ho fatto una macchina! Brum, 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 pipì! Oppure ci si può giocare? Sì! Splash, splash, splash! Io ho fatto una vasca! Io ho fatto una galleria! Io ho fatto una finestra! Io ho fatto una porta! E io ho fatto delle scale! Piega! Costruisci! Dipingi! Impila! Ciao! Ciao! Dagi! Guarda che cosa abbiamo fatto con le tue scatole! Un castello! Wow! C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un Dagi abbraccio! Oh! Dagi abbraccio!